L'amministrazione comunale di Mercato San Severino ha istituito l'osservatorio sul disagio, che è affidato alla direzione del professor Emilio Esposito. Professore, allora, qual è il programma che intendete mettere in atto? Allora, l'osservatorio è già praticamente operativo e abbiamo già strutturato una serie di interventi. Tra l'altro abbiamo anche fatto con l'Università di Salerno, con l'Osservatorio sulle politiche sociali, un protocollo d'intesa. Così come l'abbiamo fatto anche con le scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio e stiamo strutturando altri interventi con l'equipe che è composta da vari specialisti. Gli obiettivi sono quelli, prima di tutto, di creare una rete delle sinergie sul nostro territorio. Abbiamo riallacciato anche il rapporto con l'ambito S6, che è importante per quanto riguarda tutte le progettualità sul nostro territorio. In quali settori particolarmente entrerete in azione? Allora, l'Osservatorio sul disagio sociale si occupa sia per quanto riguarda problematiche inerenti alla povertà, sulla disabilità, per quanto riguarda la famiglia, la scuola e reati e devianze, ma anche sull'innovazione, la ricerca e la formazione, perché siamo anche in procinto di strutturarci per quanto riguarda altri interventi da fare o altri protocolli d'intesa con il CSV di Salerno. Collaborerete anche con il CNR? Certo, vogliamo praticamente istituire anche con loro un protocollo d'intesa, ma gli obiettivi dell'osservatorio sono quelli di allargarsi sempre di più per quanto riguarda le collaborazioni. Tra l'altro anche con le associazioni per quanto riguarda l'accompagnamento, l'orientamento e la formazione, e dove tutte le associazioni del nostro territorio che hanno delle difficoltà, noi cercheremo di aiutarle, sostenerle attraverso un percorso di formazione e di accompagnamento tramite il CSV e altre strutture che si occupano anche di questi tipi di interventi. Anche perché è importante oggi, in una società sempre più complessa, dove cambiano anche le normative, come ad esempio nel terzo settore, con il nuovo codice anche sulla privacy, eccetera, eccetera, molte associazioni di sicuro non sono aggiornate su questo. Quindi anche per quanto riguarda la microprogettualità, è un altro aspetto importante, che molte associazioni non hanno la possibilità di poter attivare delle attività territoriali di animazione sociale, e invece con un raccordo e con un sostegno, anche per quanto riguarda beni strumentali, è possibile avviare tutta una serie di attività. Tra l'altro tengo a precisare che un altro aspetto importante è quello che riguarda le professionalità. Noi sul nostro territorio abbiamo tanti giovani laureati che spesso non trovano uno sbocco e credo che il terzo settore, attraverso la strutturazione di impresa sociale, possa dare anche, una buona risposta a quelli che sono i bisogni del territorio.